Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Ecco i nostri titoli di oggi. Previdenza dei farmacisti, Federpharma soddisfatta per la modifica del regolamento in favore dei pensionati attivi. Farmacovigilanza, ritirati 8 antibiotici a rischio. Presidenza dell'AIFA, Grillo sull'incarico a Saitta, presto scioglieremo la riserva. Giovani poco attenti all'uso del preservativo, l'indagine presentata a Cosmofarma. Federpharma è soddisfatta per le modifiche allo statuto dell'ENPAF decise dal Ministero del Lavoro e da quello di Economia e Finanza. Le modifiche permettono il versamento di una quota ridotta di un terzo o del 50% ai farmacisti che percepiscono il trattamento pensionistico ma continuano a esercitare la professione e non sono iscritti a un altro ente previdenziale. La decisione, presa anche sulla base delle sollecitazioni del sindacato, consente ai pensionati attivi iscritti all'ente di ridurre il contributo fino al 50%. Gli interessati possono presentare domanda da subito utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.empaf.it. Siamo molto soddisfatti di questo provvedimento dell'Empaf, ha dichiarato Pasquale Davella, presidente di Federpharma Marche, ma sentiamo la sua dichiarazione alla nostra Rossella Gemma. Siamo soddisfatti di questo che l'ENPAF ha accettato di valutare una legge dello Stato che prevedeva che a tutti i pensionati fosse dimezzato il contributo, ai pensionati che attivi fosse dimezzato il contributo. Beh sì, è una soluzione congrua perché logicamente il fatto di andare a risparmiare circa 200 euro al mese per un farmacista pensionato è sempre una cifra importante. Ritengo che per tutti sia una cifra importante e quindi anche per i farmacisti. Lo riteniamo anche come un avvio positivo di un confronto con l'ENPAF per la risoluzione di tutte le problematiche collegate alla pensione dei farmacisti. 8 antibiotici saranno ritirati dal mercato, lo ha reso noto l'AIFA in una nota congiunta con l'EMA. I titolari dell'AIC di antibiotici chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico e inalatorio segnalano il rischio di effetti indesiderati e invalidanti di lunga durata e potenzialmente permanenti. Anche se sono stati segnalati solo pochi casi di questi effetti collaterali in soggetti sani, la decisione di prescrivere chinoloni e fluorochinoloni deve essere presa dopo un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici in ogni singolo caso. La nota informa che saranno ritirati dal commercio i medicinali contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidixico e acido pipemidico. Per i dettagli è possibile consultare la notizia su Filo Diretto. Ora parliamo della presidenza dell'AIFA. Il nome di Antonio Saitta come candidato presidente è la proposta delle regioni e ne stiamo parlando con i rappresentanti del governo. A breve scioglieremo la riserva, ha fatto sapere il ministro della Salute Giulia Grillo, mettendo a tacere le voci di una nomina già avvenuta. Io ho fatto osservare, aggiunge Grillo, che sarebbe il caso di produrre altri nomi, ma le regioni sono rimaste ferme su questa proposta. Forse la nomina arriverà dopo le elezioni perché il nome di Saitta sarebbe troppo politico e non in linea con gli equilibri all'interno del CDA, dell'Agenzia del Farmaco. A proporre Saitta, che negli ultimi anni ha traghettato la sanità piemontese fuori da un difficile piano di rientro, erano state le regioni lo scorso dicembre. Si usa poco, solo per evitare le gravidanze e quasi mai per proteggersi dalle malattie, è quanto emerge da un'indagine sull'uso del profilattico realizzata da Durex in collaborazione con scuola.net. Si tratta della più grande ricerca mai effettuata che ha coinvolto 30.000 ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Come azienda ci impegniamo per comunicare al meglio con i giovani. Il canale farmacia in questo senso è indispensabile per trasmettere informazioni di qualità, ha spiegato a Federpharma Channel Adelaide Raia, direttore commerciale di Durex, e sentiamo proprio le sue parole ai nostri microfoni.
Allora, proprio perché, come dicevo, c'è bisogno di fare informazione di qualità ed evitare che l'unica fonte di informazione per questi ragazzi siano siti porno, perché questo ci dice la ricerca, abbiamo bisogno di fare presidio in farmacia. Riteniamo che oggi la farmacia sia il canale di elezione anche per avere un consiglio, anche un consiglio che non è detto che sia necessariamente per il ragazzo, per il giovane, ma per esempio per la famiglia. Un'altra cosa che ci dice la ricerca è che la famiglia è piuttosto riluttante a parlare con i ragazzi di sesso sicuro, e quindi probabilmente il farmacista può avere questo ruolo anche di educazione, dando spazio alle iniziative che proponiamo e seguendoci insomma in tutte le iniziative che organizziamo proprio per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è a domani con una nuova edizione del telegiornale. Buona giornata!